benvenuti a questa nostra nuova video recensione. Oggi andremo a parlare di uno smartphone Android, per la precisione parleremo del Doji Hitman DG8E50 che ci è stato gentilmente offerto da lightinthebox.com. Andiamo a vedere prima di tutto cos'è che troviamo all'interno della confezione. Rimuoviamo queste pellicoline che chiudono, ecco qua, la confezione di vendita, ed eccoci qua. Allora, all'interno troviamo lo smartphone che noi già abbiamo uscito, ed eccolo qui, con applicata una custodia protettiva di tipo bumper che protegge sia i bordi che la parte, diciamo, posteriore. Poi comunque le caratteristiche estetiche le andiamo a vedere dopo, più tardi. Poi troviamo il manuale di istruzioni rapido, solleviamo questa gomma protettiva e troveremo sotto questo foglio di carta una pellicola con panno in microfibra da poter applicare, oltre a quella che comunque è già applicata sul telefono, l'alimentatore di corrente, le cuffie e il cavo dati USB, micro USB, che come vedete ha questa conformazione piatta che garantisce la solidità del cavo ed evita che questo si vada ad attorcigliare. Oltre a questo troviamo comunque una graffetta in stile iPhone per aprire lo slot della SIM, e andiamo ora a questo punto a vedere nello specifico l'aspetto, insomma tutte le specifiche di questo smartphone. Parliamo per ora di dimensioni. Si tratta di uno smartphone che è lungo 139,3 mm, largo 68,5 per uno spessore complessivo di 8,8 mm. La struttura è interamente in policarbonato, tranne per la parte laterale, la cornice laterale è invece costituita in metallo. Metallo che ricorda nell'aspetto il bordo laterale dell'iPhone 5S4, e comunque telefono che nell'aspetto ricorda molto il Galaxy Alpha, ma si distingue comunque da tutti questi telefoni per altri aspetti peculiari. Allora, andiamo a vedere comunque nell'aspetto, continuiamo nella nostra analisi. Allora, nella parte superiore troviamo il jack per le cuffie da 3,5, un sensore a infrarossi. Nella parte di destra, la mia destra, attenzione, il volume rocker, il tasto di accensione e spegnimento. Nella parte inferiore le casse, il microfono, la porta mini USB. Nella parte invece sinistra troviamo lo slot per la SIM. Anteriormente abbiamo un display da 5 pollici, per l'esattezza si tratta di un display proprio esattamente da 5 pollici HD con risoluzione 1280x720, si tratta di un display Sharp. Sempre anteriormente comunque abbiamo sensore di prossimità, fotocamera, sensore di luminosità e qui in basso i tasti capacitivi di navigazione. Posteriormente invece che cosa troviamo? Troviamo una fotocamera, per l'esattezza si tratta di una fotocamera da 13 megapixel e il flash LED. Caratteristica importante che è presente sul retro e che quindi lo contraddistingue da molti terminali è che questa parte qui è sensibile al tocco e tramite specifiche gesture che possiamo effettuare tenendo magari il telefono così, vedete, con l'indice della mano, possiamo praticamente attivare delle svariate funzioni. Cioè noi attraverso un disegno qui sulla superficie che facciamo col dito andremo ad attivare delle funzioni e a richiamare l'apertura di specifiche app. Parliamo di altre specifiche tecniche. Il Doji Hitman è caratterizzato da un processore quad-core che funziona ad una frequenza di clock di 1.3 GHz. A bordo troviamo una RAM da 1 GB complessivo e una memoria di base a disposizione dell'utente che è di circa 16 GB, perché poi ovviamente sappiamo benissimo che
di base, la memoria ovviamente non sarà mai di 16 giga, comunque quasi la totalità è a disposizione dell'utente in questo terminale. Questo è un elemento sicuramente estremamente importante. Si tratta di un telefono che è dotato di una batteria da 2500 mAh che nelle nostre prove sul campo ci ha comunque consentito di arrivare tranquillamente a fine giornata ed avere una carica residua anche per il giorno successivo. Ci sono comunque due elementi che ancora non vi abbiamo raccontato di questo 2G Hitman. Uno riguarda la fotocamera anteriore. La fotocamera anteriore è caratterizzata da un modulo da 8 megapixel con un grandangolo di 88 gradi, quindi ottimo per quanto riguarda gli autoscatti. L'altro invece riguarda il supporto delle SIM. Infatti il 2G Hitman DG850 è un dual SIM con supporto in standby per entrambe le SIM ed entrambe le SIM nel formato micro SIM. Quindi potrete usare contemporaneamente due micro SIM anche di due operatori differenti allo stesso tempo. Andiamo ora a vedere il comportamento sul campo di questo smartphone. Allora, cominciamo col dirvi che a bordo troverete Android 4.4, quindi troverete Android KitKat. Il telefono, innanzitutto, come potete vedere, magari la videocamera non rende giustizia, ha uno schermo estremamente luminoso e ben definito. L'intero sistema operativo è sufficientemente fluido. La navigazione tra le varie schermate, infatti, non presenta lag o rallentamenti di sorta. Ora, per farvi vedere le potenzialità del display di questo Hitman 2G e anche per farvi apprezzare la qualità audio, facciamo partire un filmato in Full HD. Il display si è automaticamente spento, ovviamente, per il risparmio di batteria. Allora, facciamo partire questo filmato. Come vedete, la resa cromatica del display è davvero eccellente. Non è un Full HD, ma davvero non si nota. E la resa audio, anche se magari non lo noterete benissimo, è comunque ottimale. Ora vi mostriamo invece come funziona la navigazione web. Accediamo a Chrome e apriamo il primo sito complicato, è la prima volta che accediamo, per cui sì, dobbiamo accettare una serie di parametri di Chrome. E va bene, vediamo se riusciamo. Ok, perfetto. Allora, apriremo il sito pesante per eccellenza, ovvero The Verge. Facciamo, vedete, innanzitutto Google ha caricato subito. Apriamo The Verge, però attenzione, lo apriamo in modalità desktop, in modo da caricare proprio il sito pesante e non la versione mobile. Carichiamo la pagina e attendiamo. Allora, il caricamento, vedete, avviene in maniera estremamente veloce. Nonostante io in questo momento mi trovi in una zona dove la copertura Wi-Fi non sia eccellente, ma il telefono comunque funziona benissimo, l'antenna Wi-Fi non dà assolutamente problemi. Lo scroll down è assolutamente fluido e non presenta lag o rallentamenti di sorta. Proviamo ad aprire ora un articolo. Attendiamo anche qui il caricamento della pagina e andremo poi a effettuare un test zoomando sul testo dell'articolo per vedere sempre la velocità di adattamento della pagina. Aspettiamo che sia caricato, l'articolo è caricato. Ora zoomiamo. E vedete, il tutto avviene in maniera fluida.
sufficientemente fluida, certo non è comunque un top di gamma, attenzione, però funziona davvero velocemente, il pan non presenta problemi e quindi anche usufruire della navigazione web su questo Doji Hitman DG850 è estremamente comodo e piacevole. Ora, prima di mostrarvi il funzionamento della fotocamera, qualche altra piccola informazione sul lavoro del processore. Allora, con molte app aperte il sistema operativo rimane assolutamente fluido e, cosa molto importante, potrete utilizzare questo smartphone anche per il gaming tra virgolette pesante, cioè supporta anche giochi tipo Asphalt senza nessun problema. Ok, detto questo andiamo a dare uno sguardo all'app fotocamera. Vi ricordo che però i sample fotografici li trovate nell'articolo allegato a questa video recensione, il link lo trovate in descrizione qui in basso. Allora, andiamo ad aprire l'app fotocamera. Dunque, torniamo un attimo indietro. Allora, come vedete, classica impostazione di Android, proprio di default assolutamente. Questo è un elemento molto importante, nel senso non è personalizzato, non ci sono app inutili che nessuno usa, è proprio quasi come avere un Nexus. Quindi, come possiamo vedere, tutte le opzioni di fotocamera e di foto e video sono assolutamente personalizzabili. Potete avere libero accesso praticamente a qualsiasi voce di personalizzazione. La messa a fuoco è assolutamente rapida. Ora ve lo facciamo vedere. Allora, proviamo qua a mettere a fuoco e subito il telefono mette a fuoco. Andiamo magari qui. Mette a fuoco e lo scatto avviene in maniera assolutamente rapida. Proviamo a farne un altro. Sì, ve lo facciamo vedere meglio. Vedete, messa a fuoco rapida, scatto e via. Tutto quindi funziona in maniera perfetta, rapida, fluida e veloce. Ora, dopo aver detto tutte queste informazioni su questo Doji Hitman DG850, sicuramente dobbiamo ovviamente dirvi il prezzo. Allora, dopo tutto quello che vi ho raccontato, uno si può aspettare un prezzo elevato? Assolutamente no. Il terminale lo potete trovare in vendita su Light in the Box al prezzo promozionale di 138,98 centesimi, con uno sconto del 31% al momento sul prezzo di listino, che comunque di base è basso perché parliamo di 199,99 centesimi di euro. Quindi un terminale dalle prestazioni top ma dal prezzo assolutamente accessibile. Il link per acquistarlo lo trovate in descrizione e nell'articolo allegato su Apple Zain. Dunque, io direi che questo è tutto e conclude questa recensione. Qui da Murgia Marco per AppleZain.net è tutto. Ciao a tutti!